Il testo dell'introito, Suscepimus Deus, misericordiam tuam, è desunto da Salmo 47, Salmo di Sion, Salmo di Gerusalemme e del suo Tempio. In questo caso si tratta del primo Tempio di Gerusalemme, dimora di Dio fra gli uomini, che contiene i ricordi della legge. La stessa antifona è cantata anche per la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Con il termine introito si designa l'antifona che accompagna il salmo cantato durante l'ingresso del celebrante. Si tratta quindi di un ritornello abbinato alla recitazione di un salmo. Il Kyrie cum iubilo, tratto dai fiori musicali di Girolamo Frescobaldi. Scritti nel 1635, si collocano nel secolo che vide una vera e propria affermazione dell'organo, unico strumento ammesso alla liturgia. Inizialmente l'organo aveva il compito di dare l'intonazione al coro, con un breve pezzo in stile accordale, intonazione che in seguito si sviluppò in un brano di ampie proporzioni, sino a sostituirsi al canto di apertura. Il mottetto che seguirà, Estote fortes in bello, è tratto dalla raccolta del 1585. Nel brano la simbiosi tra musica e testo è stringente. Nella ripetizione delle frasi viene sempre proposta una variante melodico-armonica ed organico, oltre che ritmica. Il serrato contrappunto tra le voci nelle frasi in bello e et pugnate suggerisce, nei fatti, lo svolgersi di una battaglia. Mentre i melismi nella voce del soprano sulla parola serpente quasi rende la sinuosità dell'animale. Nella parte centrale, Et accipietis regni celorum, si assiste ad un cambio di clima che si contrappone nettamente all'animatissima prima parte. La quiete dopo la battaglia, la certezza di trovare il regno dei cieli. Tutti i registri vocali, tuttavia, si producono in movimenti melismatici che si intrecciano creando un movimento morbido e rasserenante. Il brano si conclude con i giubilanti Alleluia che suggeriscono la vittoria della perseveranza. Luca Marenzio è stato un compositore, cantore e liutista italiano. Fu il più acclamato autore di madrigali del suo tempo.